Buon pomeriggio, ben ritrovati su arsenalecinema.com e sull'Arsenale Virtuale. Secondo appuntamento con questa eh, speciale edizione del FIPPLI Horror Festival, in attesa appunto che la nona edizione del festival si possa eh, tenere, quindi fra, fra qualche tempo, ci siamo spostati con gli amici del FIPPLI Horror Festival di Livorno eh, sui nostri canali. Video e eh, questo secondo appuntamento ci permette di dialogare con un professionista straordinario che è Paolo Carnera, che ringrazio subito, direttore della fotografia di Favolacce e non solo di Favolacce, perché Paolo, come dire, la tua carriera parla, parla da te e soprattutto io ritengo che eh, seppur. Eh, ci si ricorda sempre dei registi no? come figure tecniche prima di tutto. Io credo che prima nell'incontro precedente parlavamo della politica degli autori a un certo punto. Io penso che per alcuni di voi, chiaramente non per tutti, ma per alcuni di voi vale proprio quello. Cioè andandosi a rivedere un po' il percorso eh, di alcuni direttori a fotografia, io credo che si rintracciano proprio degli elementi riconoscibili. La tua fotografia Paolo sinceramente si riconosce. Quindi grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Ma grazie mille, grazie a voi per avermi invitato e eh, delle tue parole. Insomma, io, insomma per, per, per sintetizzare quello che credo sia il senso del mio lavoro o quello che ho cercato di fare in questi anni, io non vorrei tanto che si riconoscesse la mia fotografia, ma perché io credo di dover fare un lavoro al servizio del racconto. credo… Di dover mettere, o cerco di mettere la mia sensibilità e le mie capacità eh, al servizio di una storia per raccontare meglio con più forza, con più potenza, con più emozioni, questa storia. E favola non, nessun film più di Favolacce rappresenta come dire, un punto d'arrivo momentaneo per farne poi averne poi altri di questo percorso perché è un film eh, dove proprio per il per, per la struttura narrativa che ha questo film e per il progetto cinematografico di Fabio Damiano d'Innocenzo in cui l'immagine non serve eh, solo per abbellire o raccontare una storia, l'estetica è direttamente funzionale al senso del racconto. Allora, eh, beh, facciamo un passo indietro eh, perché è importante farlo prima di arrivare a Favolacce. Tu hai eh, tenuto a battesimo i Fratelli di Innocenzo perché sei stato il direttore della fotografia anche per La Terra dell'Abbastanza. Lì c'era chiaramente un ambiente urbano differente, eh, la microcriminalità. Ehm, chiaramente anche la fotografia, ovviamente, in quel caso andava in una direzione. Questa è come loro stessi l'hanno definita. È anche il lancio un po' del, del, del film. In termini, se vuoi commerciali, è una, una favola nera e, e lo è per, per, per varie ragioni. Ecco, io credo che i lupi cattivi ce ne, siano, ce ne siano anche tanti. La cosa che mi ha divertito molto in alcune loro interviste che si sono susseguite in quest'ultimo periodo, è che loro non l'hanno definito la nostra opera seconda, ma l'hanno definito la nostra seconda opera prima. Così come dicono: prepariamo la nostra terza opera prima. Proprio per questo senso di distacco. Allora mi puoi dire intanto, eh, ora non so quanti di, di quelli che ci stanno seguendo hanno potuto vedere anche quel gioiello che è l'opera prima, la vera opera prima, ecco, Terra dell'Abbastanza, mi puoi raccontare intanto eh, qual è stato proprio l'approccio differente rispetto a dove arrivavano loro, perché è una cosa che loro hanno fortemente voluto rimarcare. Ma guarda, il film è completamente diverso. Cioè, uno li legge, legge la sceneggiatura, questo è il mio primo, certo. uh, è il primo passo del, del mio lavoro. Leggo una sceneggiatura e mi rendo conto che è un altro mondo. Apparentemente ecco, la cosa in comune c'è, cioè, se vuoi, la romanità che certo. traspare nel linguaggio delle persone. Però il resto fin dalla descrizione. Del, del quartiere in cui e soprattutto quel quartiere parlo di quello di Favolacce che è un quartiere che potrebbe essere ovunque anche in, in, un, in una città che non è Italia sì. eh, e questo racconta già il fatto che Fabio e Damiano stanno cercando di raccontare altro che se stessi eh, mentre la terra della bastanza aveva tanti elementi eh, autobiografici oh, e o perlomeno del mondo in cui loro sono cresciuti e che, e che conoscono eh, anche favolacce ce l'ha sotto. sotto ce, ce l'ha anche molto favolacce per, 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 per la, il loro vissuto eh, emotivo, emozionale, personale o quello dei loro amici ma, ehm, ma la, terra, la terra era era veramente il loro primo è stato a tutti gli effetti il loro primo film e l'hanno girato hanno girato una storia che conoscevano e hanno raccontato di personaggi che conoscevano profondamente. Io credo che in Favolacce, sì, loro conoscono, anche i Favolacce, loro conoscono bene sia, sia le persone e soprattutto conoscono molto bene i ragazzi. Ecco, Cosa... già... Già su quello, tra l'altro, mi verrebbe da dire che la, la, la cosa interessante del, del lavoro del direttore della fotografia in generale, ma ecco anche in favolacce si, si vede, è che alcuni personaggi possono essere proprio, a mio avviso, costruiti attraverso una fotografia differente. Mi viene in mente e ti chiedo proprio, eh, come dire, quella che è stata la costruzione, se vuoi, della periferia della periferia, vale a dire il ragazzino con il padre, questo ragazzino che capiamo avere dei problemi, con un padre che si... Ammazza di lavoro per cercare di, di sostenerlo e dargli comunque un futuro nonostante tutti i suoi limiti. Che, però, come dire, dichiara gli stesso. No, se vuoi. Allora, quello, secondo me, è quel tipo di fotografia, con quel tipo di luce, definisce la loro condizione di come stanno al mondo e se vuoi, aiuta a definire proprio anche e a costruire proprio anche i, i loro stessi caratteri. Sì, guarda. Allora, prima di girare favolacce, la prima cosa che ci siamo detti è che per quanto fosse dura questa storia, per quanto fosse dolorosa questa storia, per quanto fossero uh, attratti, aspri i personaggi, soprattutto, so, innanzitutto, gli adulti raccontati, il nostro sguardo doveva cercare sempre di essere dolce. Non c'è un giudizio, anzi c'è una partecipazione un amore profondo nei confronti di tutti i personaggi del film e questo l'immagine doveva raccontare. La seconda, il secondo elemento è che noi stavamo cercando, abbiamo cercato di raccontare uno spaccato di un mondo che a parte la lingua potrebbe essere ovunque. Eh, Favolaccio è una favola, appunto, come dicono i fratelli, è una favola nera eh, e, e in quanto favola è... E in qualche modo uh, ra racconta idealmente un aspetto della nostra società sì. a cui abbiamo tagliato le radici e che tagliandole potrebbe, potrebbe, potrebbe portarci verso un baratro profondo. Quindi è un monito, è un monito etico e culturale molto profondo. Io così ho letto il film e così mi sono avvicinato al film. Oltre a questo c'è il terreno di riferimento cinematografico di Fabio Damiano che è il cinema del mondo. Io mi sono appassionato a loro come persone e a loro come cineasti dopo aver letto la sceneggiatura della Terra dell'abbastanza e essermi detto "Dio mio, speriamo che non mi chiedano di fare di, di nuovo Gomorra". Perché non volevo rifare Gomorra. Certo e il loro incontro invece non perché non ami Gomorra la serie, no, lo amo certo, moltissimo vero. ma è un altro progetto e, e, e in realtà incontrando loro non solo ho capito che sapevano perfettamente di, di, di quello che parlavano perché quel, quella realtà eh, la conoscevano ma avevano anche dei riferimenti cinematografici che spaziavano nel mondo per loro conoscono a fondo tutto il cinema indipendente americano, conoscono il cinema orientale Conoscono, eh, conoscono profondamente eh, il cinema europeo e, e sono colti di una cultura autodidatta, ma a 360 gradi come sono i, i giovani d'oggi e, e mi hanno insegnato moltissimo, mi hanno dato delle dritte pazzesche, da loro ho imparato un'enormità di cose, tuttora sto imparando molte cose, è uno scambio, eh, anche oggi, anche ieri, siamo scambiati immagini, continuo, eh, eh, quindi... È veramente estremamente interessante lavorare con loro. Allora, hai parlato del, hai citato nel, in quelle che sono degli elementi che, che fanno parte anche della loro formazione, ma devo dire la verità: non è il, il primo caso quello dei fratelli Innocenzo che ti ha visto eh, stare a fianco, come dire, a degli esordi, quindi al giovane cinema, al cinema indipendente. E da questo punto di vista ti chiedo eh, quanto il budget, in quel caso magari il primo film è veramente molto low budget rispetto a un favolacce che decisamente, eh, come dire, seppur non stiamo parlando di un, no, di, di, di un grande film, di una grande produzione americana, però mh, ha un budget evidentemente già diverso. Però quanto secondo te in, il budget influisce sul tuo tipo di lavoro in termini di libertà creativa? Cioè, eh, ci sono delle imposizioni, ci sono delle delle maglie che si vengono a creare quando stai dentro un grosso progetto, tu parlavi prima giustamente di Gomorra e parliamo della serie credo che credo abbia venduto in 35, quasi 40 paesi nel mondo forse, quindi parliamo di quello che è stato il cult degli ultimi anni in assoluto, che però appunto ha una struttura già diversa, ecco quanto influisce in termini di libertà creativa? Guarda, paradossalmente eh, noi in Gomorra siamo stati molto liberi, perché mh, la libertà eh, di Gomorra l'ha conquistata Stefano Sollima. Eh, certo. La libertà eh, nostra, creativa, eh, noi anche noi come, come direttori di fotografia ce la danno i, i registi. Più sono forti e determinati, e più siamo liberi. Eh, perché partecipiamo a un progetto diretto in maniera... Eh, assolutamente coerente, precisa, proprio da, da chi detiene il senso del film. Uh, addirittura io mi ricordo per, per, che le prime discussioni al monitor con, uh, tra Stefano Sollima e Nils Hartmann, uh, e, e, o, o Amoruso, che erano di, di Sky, apertissimi, apertissimi, ma ovviamente preoccupati dal fatto che spesso il dialetto napoletano era inintellegibile, non si capiva eh, oh. e, e, e temevano di dover sotto, sottotitolare anche la versione italiana che poi è stata sottotitolata e poi hanno capito che andava benissimo ma il dialogo avveniva su quello ma io sono sempre stato estremamente libero con, con loro e devo dire eh, grazie a Stefano, grazie a Catleia e così è stato per, per Favolacce Laddove Fabio e Damiano sono, so, avevano in mano il film, poi dopo la terra dell'abbastanza anche i produttori eh, Agostino e Giuseppe Saccar hanno capito che, ave che avevano in mano uh, due veri autori e a loro hanno dato libertà, insomma, veramente libertà. Hanno letto la sceneggiatura e hanno detto: 'Il film è bellissimo, dobbiamo farlo'. E, e, e quindi, è vero che il budget di, di, di Favolace è un po' più alto sì. del, del, di quello della Terra d'Abbastanza, non, eh, non così tanto, in realtà è un po' più alto. Ed è vero che Gomorra era una serie a grande budget, ma le costrizioni in realtà o perlomeno i, 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 i legami dettati dalla produzione e dalla distribuzione arrivano da un'altra parte. In genere e soprattutto, ti ripeto, quando, quando i registi ehm, non, non hanno la forza e la determinatezza dei registi di cui stiamo parlando. Ok, allora c'è un elemento se vuoi che eh, se lega molte produzioni a cui tu hai lavorato, sia da un punto di vista seriale che ehm, appunto cinematografico, posto che ormai io credo che sia un discorso abbastanza unico perché per il tipo di produzioni che stanno sfornando, che si stanno sfornando anche in Italia, la differenza ormai è veramente beh, è minima se, se gliela vogliamo trovare ed è solo una questione probabilmente di eh, minutaggi e separazioni perché Stiamo parlando di, di, di cast anche tecnici soprattutto eh, straordinari che, che lavorano oramai nell'uno e nell'altro campo. Fatto questo eh, cappello, come dire, tecnico, ehm, la cosa dicevo che lega eh, tutta una serie di storie a cui tu hai lavorato, penso ad Aqab, penso a Suburra, a Gomorra, eh, Romanzo Criminale per andare nel passato, 000 per rimanere no, più nei, nei giorni nostri, visto che è una serie che è andata poco fa, in, in diretta televisiva, insomma, in, in tv e eh, anche favolacce, quello che si può riscontrare chiaramente è ehm, che i protagonisti, il più delle volte, sono degli antieroi o proprio sono i cattivi. Allora, rifletto e penso, eh, come, si, come riesce un direttore della fotografia, al fianco per l'appunto di un regista, a cercare di far entrare in empatia lo spettatore, sia esso di una serie o di un film, con, a volte con dei personaggi che veramente, posso dirlo in francese, schifa il più possibile. Perché Ci sono dei momenti in cui io in Elio Germano, con tutto l'amore che ho per Elio, ma veramente il personaggio di Germano è la cosa che veramente ti, ti, no, ti inorridisce spesso e volentieri, anche per dei gesti freddi, rapidi che fa. Quindi come riesci attraverso il tuo lavoro, qual è la difficoltà ecco, per riuscire... A fare entrare in empatia lo spettatore con dei personaggi che veramente il più delle 99 su 100 vorrebbero tenere molto distanti. Ma guarda, entro in empatia io con gli attori, in primo, in primo luogo eh, sono dei compagni di viaggio. Uh, io io, io devo, devo comunicare direttamente con loro eh, e, e ho un rapporto di, diretto, eh, inquadrandoli come ogni fotografo. Si sa che i fotografi devono essere affascinati dai personaggi eh, che, che, che fotografano per, per rendergli forza, per dargli forza, per raccontarli per quello che sono. Per cui, questa è la prima cosa, ovviamente. Poi, detto questo, c'è il fatto che comunque. Eh, che sia Gomorra, che sia eh, Suburra, che sia, che, che sia 000, che sia La Terra dell'Abbastanza Favolace, la, il punto di partenza del, del nostro racconto, di questo tipo di racconto cinematografico è il realismo, la realtà, che però cerchiamo di far diventare emozionante, e quindi come dire, si opera verso un, un potenziamento della realtà. Eh, il, lo spettatore deve capire che quello che sta vedendo è vero, cioè lo riconosce, però ha qualcosa in più, che è, che, è il, che è il racconto della realtà, che è la narrazione della realtà, che lo fa diventare in qualche modo anche nel male epico. E questo uh, fa parte del, del lavoro, uh, del, del lavoro di, di un fotografo, in questo senso. Eh, dare potenza ai personaggi, anche visiva. Dare potenza al mondo che racconti è una sorpresa anche visiva. E questo fa sì che, eh, che vedendo un film uno rimane affascinato, ma senza dire ah, che bella fotografia, ah, che bel film. Il mio profondo desiderio è che si dica solo che il film è bellissimo. Sì. Anche perché per l'appunto è, è una componente eh, fondamentale, tra le altre cose, ecco, eh, beh, sono felice di, di vedere il tuo nome come quello di tanti altri professionisti nei, tra le candidature, appunto ai prossimi nastri d'argento, perché veramente Favolaccio io credo che farà una, una grande cavalcata e mh, siamo sicuri che eh, questa riapertura delle sale e anche le arene eh, in estate, ecco, Favolaccio ce l'avranno sicuramente tra i... Tra i titoli di riferimento. Torno un secondo a un concetto che hai espresso prima, parlando proprio dei due eh, giovani autori. Tu dici: ehm, Ho imparato e sto continu continuando, come dire, ad imparare molto da loro, ed è uno scambio continuo. Allora ehm, è, è bello quanto dici, perché effettivamente a volte sembra che si ribalti quello che è il concetto del maestro e degli allievi, però. Non posso, visto che ho l'opportunità di parlare con te, non chiederti qualcosa rispetto a quello che è stato il tuo di maestro. Perché, eh, non, come dire, parlare di Carlo di Palma vuol dire parlare di quello che è stato uno dei, dei, dei veramente... Dei, dei, come, non, ho difficoltà a definirlo con, con aggettivi perché veramente si va dalla commedia italiana Woody Allen e dentro c'è il cinema, quello veramente più straordinario che ci ha fatto sognare, emozionare e divertire. Allora, ti chiedo in termini proprio di scambio, se vuoi, eh, cosa da questo punto di vista nelle varie generazioni è cambiato nel rapporto, no, se vuoi davvero maestro allievo e ti chiedo anche se ti succede tutt'oggi in alcuni momenti in cui magari stai ragionando su come interpretare un lavoro posto che Paolo Carnera e il, e il professionista che chiaramente ha le sue idee e la sua visione. Ma se ti è capitato negli anni di fermarti un secondo e dire ok, come avrebbe agito il maestro? E, e, se, hai e se ti è capitato e ti capita magari di riguardare proprio a quello che è stata la grande lezione di, di, di Carlo Di Palma? Ecco, uh, sì, pa spesso penso a Carlo. Ringraziandolo per quell'anno che abbiamo passato insieme perché è stato illuminante. Mi ha, mi ha messo sulla strada giusta, ci ha drizzato noi allievi del Centro Sperimentale, che stavamo un po' vagando alla ricerca di un, di un senso di quello che stavamo raccontando e come farlo, soprattutto ancora spaesati. E, e lui. Come no? Io, io ve, vedo, quando si rivede un film di Carlo, sia i film di Woody Allen, bellissimi quelli che ha fatto, Notte e nebbia, In bianco e nero, Anna e le sue sorelle, forse il suo primo, Radio Days. Ehm, ebbene, e, oppure i film che ha fatto con Antonioni, e certo mi, mi, fermo, mi fermo ogni volta, sorpreso, perché Carlo era una persona che... Non, non amava intellettualizzare il lavoro che faceva, ma lo faceva in maniera secca. Cioè io mi ricordo sempre due cose molto semplici che lui mi ha detto e che mi sono rimaste impresse nella mente. La prima cosa, se, 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 semplicissima ma in, immediata, è non te ne deve fregare di niente, di niente, ma proprio niente di quello che sta attorno a quel rettangolo che sta inquadrando. Perché l'unica cosa che conta è quello tutto il resto non esiste. E la seconda cosa è una frase che ripeteva sempre. Noi dobbiamo sapere tutto di tecnica, ma non siamo dei tecnici. E io mi, mi ci ritrovo ma proprio totalmente in questa cosa, che in queste due semplici cose che, che lui dice, perché ho, in ogni, ogni film che, che inizio a preparare devo ricominciare a studiare per, perché... Certo. Non essendo un tecnico voglio cercare di fare delle cose che non so come si fanno. Sì. Quindi devo, devo mettermi, tirarmi sulle maniche per capire come fare delle cose che io non ho fatto eh? e forse ho visto fare da altri. Sì, credo che lì poi stia veramente la differenza tra il tecnico e l'artista, perché eh, è chiaro che tu giustamente citavi prima, vengo dalla fotografia e quindi da, da quel tipo di arte eh, visiva e la scelta di stare dentro il campo. E qui mi viene in mente una cosa che ti potrei chiedere, ma come dire, citare più che chiedere, ecco mi viene in mente dal, dal precedente loro film, quando magari una, quella che noi spettatori ci attenderemmo essere una risoluzione di un conflitto. I ragazzi stanno andando a compiere un'ultima missione ci aspettiamo che possa avvenire come abbiamo già visto prima in alcuni momenti magari a, no, a rotta di collo con delle inquadrature molto ravvicinate in macchina in realtà scelgo diversamente di, no, di, di, di mostrarti tutto da molto distante e con uno sparo risolvere il, il tutto allora lì sta il genio dell'arte no? e dell'idea di dire ok, io questo rettangolo ci ho e qui dentro però ci posso costruire un mondo e ho migliaia di soluzioni differenti. Io credo che anche in questa direzione il pensiero, se vuoi, non so se ho colto una, anche una, eh, una scena a cui hai lavorato e che secondo me è tra le più interessanti del film, eh, dicevo appunto è la terra dell'abbastanza, eh, però credo che questa sia un po' la direzione, ecco... Ma certamente, questa innanzitutto è la differenza fondamentale tra, tra insomma, una serie come Gomorro, il film suburra e la terra dell'abbastanza, il modo di raccontare le cose. E poi, quando un regista ti dice in maniera così netta e chiara, questa scena che potrebbe essere vista come una scena di suspense o, con, o, di, o di azione fatta di tante inquadrature di tagli, di dettagli, di. Invece no, alta, ferma, un'unica inquadratura. Immediatamente se tu ti fermi, ascolti quello che ti sta dicendo il regista, cominci a vedere qualcosa. E quello che vedi, che è quel tempo narrativo, quella, la devi riempire di un'immagine. E quello è il mio mestiere, ascoltare e riempire eh, queste, questi ascolti che sono le, le idee dei, dei, dei registi in questo caso sono, sono due quindi hanno il doppio di idee di, di uno solo eh, di, di, di un'emozione visiva e questo, questo è il mio lavoro con loro detto questo cioè, loro cioè, hanno Fabio un fotografo, Damiano disegna benissimo, insomma non è che di, di, di immagini ne sanno ne sanno sì. Assolutamente lo, e credo che anche la campagna di lancio del film, tra l'altro, eh, lo, lo dimostri proprio in termini anche di arti grafiche. Allora, visto che il nostro termine, il nostro tempo sta avvolgendo al termine, io ho un'ultima eh, domanda da farti e che in qualche modo si ricollega alla ragione per cui oggi siamo qui a chiacchierare. Vale a dire il FIPIL Horror Festival è il Festival della paura. Che eh, beh, da sempre, ormai sono nove anni, eh, racconta la paura attraverso il cinema e la letteratura. Allora, a bruciapelo. Se, io ti, se, se chiedo a Paolo Carnera come attraverso la fotografia si può raccontare la paura, quali sono le prime immagini che ti vengono in mente e come mi rispondi senza ragionarla? Eh, tornando al discorso di prima, senza fare il tecnico, ecco. no, ma a me mi vengono immagini in mente immagini di film capito? film i che mi hanno fatto paura sono Panic Room di, di, di Fincher, che, che è un'immagine, cioè un'immagine in cui si vede tutto e quando vedi tutto paradossalmente io, io sono abbastanza terrorizzato perché, perché capisco che vuol dire, il, il pericolo può venire da ogni, ogni luogo sì. e, e, eppure non, non so da dove, non so da dove eppure sto vedendo tutto questa cosa a me mi fa veramente paura quindi ti spaventa, al contrario di Hitchcock e della Suspense, ti spaventa invece come dire l'over di, di, di immagini, ecco. Questo è il futuro. Vorrei realizzare un, un, un thriller con questo, tipo, con questo tipo di atmosfera. Eh, in realtà io invece lavoro dall'altra parte, lavoro in genere per le cose oscure nell'ombra. Esattamente. No? Ed è per questo, a me piacciono le cose molto diverse da quello che, che sono io o che faccio io. Beh, giustamente, credo che eh, beh, prima di tutto sia spettatori, eh, se no la, la passione per il cinema non, non sarebbe entrata nelle tue vene e, e, e non avremmo, credo, veramente de, alcuni tra i film più importanti, alcune serie davvero più importanti degli ultimi anni. Io non posso che ringraziarti, Paolo, per essere Grazie stato qui con noi. Speriamo, visto che le nostre città non sono così distanti, passato tutto questo brutto periodo, di poterti avere a parlare di cinema qui in arsenale di, 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 di ciccia, come si dice in Toscana, insomma, di persona. Volentieri, molto volentieri, e, ma io spero insomma, che tutti insieme potremo vedere prestissimo Favolaccio sul grande schermo. Ce lo l'auguriamo. Quello, quello è il suo spazio. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Grazie Paolo e grazie a tutti coloro grazie che ci hanno grazie ascoltato. A te, grazie, grazie a voi tutti. Grazie, a presto. A presto.